ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un vero e proprio bagno di folla al Passetto per la presentazione ufficiale della squadra biancorossa. L'Ancona si mostra la città in grande stile in vista della stagione 2023-2024. Immancabili cori da stadio che rimbombavano per tutto il centro, le bandiere e le sciarpe a far da sfondo ad una cornice irripetibile con tanto di luna piena. Beh, sicuramente una bellissima serata per tutta Ancona sportiva e per il calcio dorico. La dimostrazione è data dai circa oltre 2.500-3.000 persone che sono confluite qua al monumento per celebrare l'avvio di una nuova stagione dei biancorossi di mister Donatello. È 75 anni che seguo l'Ancona, cioè ho 5 anni quando ho iniziato a seguire l'Ancona e ho fatto sempre abbonamento. E anche quest'anno lo farò. Sei carico? Come andrà secondo te questa stagione? È sicuro andrà benissimo, sono carico a bestia. Pronto per fare tanti cori quindi? Prontissimo, sarò davanti al campo per voi. Vado allo stadio dal 94, quindi la finale con l'Ascoli, col gol di Ventura, a Livorno c'ero, ho visto l'Ancona andare in Serie A, ma anche più recenti, il gol di Adami a Fermo che dell'eccellenza ci portò in Serie D, insomma tutti bei ricordi alternati a periodi di sofferenza, ma tanto questo è il tifo. Spero, allora, la squadra è stata rivoluzionata anche quest'anno, speriamo in bene. Ci abbiamo fiducia, sono tutti ragazzi giovani, speriamo che correranno in mezzo al campo, si sperava qualcosa di più, però andremo alla grande sicuramente, sicuramente. Come l'anno scorso, insomma, uno ci spera. Io spero nei playoff, poi dopo se viene qualcosa di più sai, sempre meglio. Allora, Roberto Cardinali, che presentazione è stata? È stata una presentazione emozionante perché quando si ha davanti una nuova squadra e da presentare ai tifosi che danno tutto il calore che possono, sono veramente grandi, l'emozione si sente dal palco, si sente il calore che i tifosi emanano e si vede anche l'emozione dei giocatori, soprattutto quelli nuovi che magari non si aspettavano un'accoglienza del genere. È stata secondo me una bella serata, ma questo sta a voi dirlo, però insomma mi sembra che il pubblico abbia gradito.